Play. Ciao a tutti scuoli pesciolini, sono Mami di Italian Sharks e vi do il benvenuto in questo secondo episodio di Poketown, che sarebbe un gioco, l'evoluzione di Hey Monster. Io ho letto ogni vostro commento come in ogni video e devo dire che siete abbastanza divisi tra il meglio o il peggio di Hey Monster. Una cosa è certa: questa serie continuerà, visto l'enorme successo che ha avuto, cioè più di 400 visualizzazioni in meno di 24 ore, mi piace, commenti, bordello. Alcuni di voi lo criticano, altri no, perché alcuni dicono che è più difficile far breccare i Pokémon, farli evolvere. In effetti il break non ne sono sicuro, ma per far evolvere i Pokémon o semplicemente per allenarli, Non abbiamo il train che invece c'era in Hey Monster, quindi dobbiamo allenarli solo con le caramelline di merda, o mi avete detto anche facendoli proprio allenare, anche se io non ci sto, cioè combattendo, anche se non ci sono ancora effettivamente riuscito. Però l'altra cosa che è più semplice è catturare Pokémon e anche avere le mega evoluzioni. Sì, perché in questo gioco, in questa versione, ci sono le super mega evoluzioni. Guardate, Charmander, Charmeleon, Charizard, Mega Charizard e Mega Charizard R2, cioè le peggio bestie che potete mai trovare. Su questo gioco le trovate, addirittura potete craftarvi quasi i leggendari, quindi in un certo senso è più semplice sotto quell'aspetto, ma più difficile sotto altri. Quindi io comunque continuerò questa serie perché ho intenzione, perché è piaciuto, perché ho intenzione insomma di andare avanti. E a proposito, molti di voi mi hanno anche cercato, mi hanno aggiunto. Infatti vediamo, c'è Bowie, Lux, Power 44.000, sti Kiwi, io quanta power c'ho? Non lo so. Ah, ora sono amico di Bowie, Lux e Aukakberg. Ok, give private chat. No, perché remove friend? Ok, ti sto dando dell'energia, se me la dai anche tu a me mi farebbe molto piacere. All energy claimed, quick gift. Ok, questo è praticamente per darla a tutti. Poi si possono fare anche le sfide. The player is offline. Ah, questi sono online, quindi potrei fare una sfida con voi. Sì, ma mi schiattate il culo perché sono di livello 10, merda. Va bene, comunque aggiungetemi pure tra gli amici. Mi trovate come MamiDD. C'ho ancora l'avatar da donna. Biondo o cappellino rosso? Biondo o cappellino rosso? Biondo o cappellino... Biondo è figo veramente. Avatar. Direi biondo perché è molto figo. Io pensavo che erano le stesse cose, invece no, c'è un avatar proprio che ti distingue come personaggio. E poi ci sono gli omini del gioco. Fantastico, grazie per avermelo suggerito. Me l'hanno scritto i ragazzi nel gruppo di Telegram privato. A proposito, entrate nel gruppo di Telegram, perché trovate tanti altri appassionati di Pokémon, di Hey Monster, di tutta sta roba, che non si può capire quanta gente c'è. Vi può aiutare veramente tanto, soprattutto sulla questione Pokémon. Un'altra cosa che vi volevo far vedere: io ho tutti e tre gli starter, e più sta merdina, ho tutte e tre gli starter di Pokémon rosso, cioè Bulbasaur, Charmander e Squirtle e Pikachu. Cioè, oh my god. E poi c'è Gardevoir, che fa abbastanza cagare perché dovrebbe essere più difensivo, invece c'ha HP e Def, ma lui dovrebbe essere DS Def, ma va bene anche così. Se attacca e attacco è nella media, quindi non so effettivamente se utilizzarlo oppure no. Invece il nostro Charmander c'ha S attacco, attack e speed molto alti, quindi può essere veramente un buon Charizard. Per quanto riguarda Squirtle sono un po' indeciso, perché il Blastoise è un Pokémon abbastanza difensivo, però sti cavoli, cioè c'hai S attack e attack che fanno veramente piena. E lo stesso vale per Bulbasaur, cioè ha S attack e attacco alti, però S def da merda, quindi non lo so. Non lo so, se li dovessi utilizzare come Pokémon d'attacco potrebbero essere interessanti, ma per il resto non saprei. Comunque per il momento li tolgo dalla squadra e mi tengo... No, così. E mi tengo PG, Charmander e
Pikachu. Io dovrei continuare le quest perché devo arrivare a livello 13, ragazzi, se no non posso fare un cazzo di evoluzioni, perché nella Victory Road si vincono delle palline, degli oggettini che mi permettono di fare le evoluzioni dei Pokémon, e vorrei farle il prima possibile. Quindi vado avanti con le quest, anche perché in questo, in Poketown, ci sono diverse quest parallele che si possono portare avanti, anche carine. A proposito, lì c'è una Pokéball che non vorrei per nessuna cosa al mondo perdermi. Vediamo che cosa mi dà. Small Nugget, che cazzo me ne faccio? Ma vabbè, oh, c'è un trico a 60 metri. Ok, altra cosa, in questo gioco, non so se ve l'ho fatto vedere, ho già avuto 3 Master Ball. Incredibile, 3 Master Ball. È vero, sarà più difficile allenarli, ma ho avuto 3 Master Ball. E ho scoperto un'altra cosa, vi ricordate che nello scorso video ho catturato un Pidgey e me lo sono trovato di livello 5 nell'inventario? Bene, quando catturi i Pokémon qui dentro, li catturi tutti a livello 5, nel senso che a prescindere dal livello a cui li catturi, quando arrivano nel tuo inventario sono di livello 5. Ecco spiegato l'arcano. Quindi vado avanti con le quest, salgo un po' di livello e ci vediamo non appena trovo qualcosa di interessante. Sì, finalmente, dopo essere usciti dal tutorial, ho scoperto che per fortuna l'autorouting si può stoppare. Porca di quella paletta, vedete? Ah, a proposito, ci sono 3 tipologie di quest: le main, le side, cioè sarebbe una storia parallela, e le daily. Ovviamente le main sono la storia principale, le side sono altre cose che si possono fare così in giro per la mappa, e le daily sono delle quest, come se fossero delle quest giornaliere che ti permettono, insomma, di avanzare più velocemente. Sì, ebbene sì, per fortuna si può stoppare l'autorouting, perché stavo parecchio sclerando nello scorso episodio. Cioè, ma state scherzando? Mi state dicendo che sto Calanguendi c'ha Rayquaza? Oh mio Dio, quanto è bello! Lo voglio anch'io. Mamma mia, Rayquaza bello. Oh, sì. Scusate signori, qui che succede? Vedo troppi leggendari tutti insieme. Magari si muove sto deficiente. Ma che state combinando sui cune? Evoluzioni di Iron Pikachu, c'è il bordello qui. Ma gente, ci sono le evoluzioni di Mudkip, che non so come si chiama. Che cazzo ho trovato? Oh my god, non volevo. Giuro che non volevo. Ah, un Pidgey di merda. Ok, il Pidgey che mi ha sfracassato il Bulbasaur. Io volevo far evolvere o allenare il Bulbasaur di livello 1, ma non mi è stato per niente possibile. Vabbè, un Thundershock lo massacra di brutto. Quasi di brutto. Potrei catturare il Pidgey, potrebbe essere utile, perché per farlo evolvere in PG8. No, dai, ora non me ne ho fatto un cazzo. Grazie, salve, arrivederci. Ah, Squali Pesciolini, ho scoperto una cosa molto interessante, che avendo catturato, infatti vedete qui, logged 5 dei 34 Pokémon, infatti sono al log process 14%, posso claimare il primo reward della cattura dei Pokémon, cioè del completamento. Ehi, giovane, che succede? È impazzito il gioco! Can claim, lo so che posso claimarlo, ma che cazzo, non me li fa più claimare. Ok, si era bloccato il pulsante, ora ho riavviato il gioco, funziona. Quindi, dopo aver catturato 5 Pokémon del Pokédex, mi ha dato 20 cristalli, Great Ball, Ultra Ball, un po' di soldi e caramelline, grazie mille. Se ne dovessi catturarne 10, aumentano questi premi, ovviamente. Quindi, andiamo avanti, io sto continuando la quest principale. Ah, ho un nuovo gift, sì, 2 caramelle lale, un po' di soldi e altra roba. Dai, andiamo avanti, vediamo che cosa ci riserva il futuro in questo gioco. Ok, sfida di allenatore. Nello scorso episodio vi ho fatto vedere qualche allenatore più stupidino. Ora sono più forti, decisamente. E soprattutto non farò più minchiate, li one shot tutti con il mio Super Pikachu. Oh, Slowking, livello 7. Oh, questo potrebbe farci il culo, ma noi abbiamo il Pikachu che è acqua, quindi cioè che è elettro, che funziona molto bene contro l'acqua, per cui gli spappolo lo Slowking. Ok, Pikachu contro Pikachu potrebbe essere un problema. Contro chi potrei combattere? Ah, ma ce li ho ancora tutti addosso. Ok, potrei usare il mio Charmander, vediamo un po'. Dovrebbe essere interessante. Ah, sì, finalmente ha imparato Braciere, porca di quella paletta. Charmander, che dici? Massacriamo sto Pikachu. È di livello 7, non ti dovrebbe fare un granché. Ma sì, ma spiaccicali tu. Charmander, gli facciamo un po' il culo, grazie. Oh, bene. Bene, lui non mi ha fatto ancora niente. Sì, però il Pikachu mi fa tanto male. Oh my god, dovrei resistere al suo prossimo attacco.
Che cazzo è sta cosa? I cuoricini mi manda Pikachu. Ma tu massacra tutti, altro che cuoricini, va. Guarda sto pirla con gli occhiali che mi manda i cuoricini. Sì, sì, sì. Tre stelline e andiamo avanti. Che cosa vuoi? Sì, vado a continuare a vedere il mondo. Arrivederci. Ok, sono tornato dal Team Skull, cioè Team Teschio si chiama qua, no Team Rocket. Cioè, voglio dire, negli anni avete preso sempre nomi interessantissimi per chiamare sti team di merda che rompono il cazzo a tutti quanti. Che cosa vuoi? Ma che mi sfidi che ti faccio un culo così con il mio Pikachu? Però, ragazzi, voi che mi avete detto che i Pokémon si allenano combattendo, perché i miei Pokémon non si allenano, non acquisiscono neanche 0,1 di esperienza combattendo? O forse acquisiscono veramente 0,00001, per cui non sembra che l'acquisiscano? Questo potrebbe essere un grosso problema. Comunque, le due stelline sul Pokémon fanno veramente la differenza. Pikachu one-shotta la gente. Ok, Pikachu contro Arcanine, potrebbe essere a big problem. Sperando che Arcanine non mi tira a ammazzare. No! Resiste, che è una bellezza! Vai, Pikachu! Spacca il culetto a questo Arcanine! Massacra la gente! Oh, sì, sì. Ok, l'ultima chiamata è questo simpaticone Mistrevus. Thundershock, distruggili la vita. Meno male che c'ho il Pikachu super potenziato, perché l'ho strengtato, cioè è molto semplice. Se mi strengassi anche Charmander, farei tanti tanti danni anche con lui. Prossimo trainer bimbo minchia in arrivo sul ponte acquoso, quindi ti spaccherò il sedere oppure no? Io penso proprio di sì, che te lo faccio a strisce, perché... Ah, c'hai i pigi di livello 7 c'hai, ah, ma il mio Pikachu ti fa un culo quanto una casa, mi dispiace, distruzione di massa con Thundershock, oh my god, non pensavo che fosse così super effective, mi dispiace so much. Oh, un piccolo Torkic da schiacciare come se fosse una paperella, ma va, mori ammazzato pure tu, sì, mamiditi Rulets. Ok, sconfiggendo gli allenatori ho guadagnato abbastanza stelline, esattamente 30 su 45 in questa zona, per poter sbloccare il prossimo reward, ovvero 10 caramelline, 4000 money, fanno poca cara, ma 5 Great Ball. E si va avanti verso il reward Master Ball, dove ci danno anche dei cristallozzi. Ah, io intanto aspetto di sbloccare la Victory Road, sono ancora a livello 10. Male. E GG, siamo arrivati a livello 11, abbiamo sbloccato l'Elite Four, quindi possiamo già andare a farci le pietre, fantastico. Infatti il tutorial subito ci fa vedere che abbiamo sbloccato l'Elite Four. Abbiamo tre possibilità. Ok, allora c'è il tizio Halala che ha questi Pokémon di livello 10, quindi ci fanno un attimo il culetto, e questo dovrebbe essere il pack, diciamo, che ci droppa con le medaglie. Not open today. Ok, quindi anche come i monster abbiamo due tipologie che possiamo fare praticamente oggi. Cazzo, che Pokémon c'hanno però? Sono un attimino potenti e dobbiamo prepararci per Elite Four, perché non sarà proprio semplice da battere, a meno che non scioppo i fatidici 99 cents anche qui. Dov'è? VIP gift. Per diventare VIP 1 potrei scioppare i soliti 60 cristalli, perché ci danno il Gengar, se non sbaglio. Eccolo qua. First buy, ci danno un Gengar, 20.000 soldi e 5. Interessante Gengar, ragazzi, è di grado SS. Fatemi sapere, perché potrei shoppare 99 centesimi e prendermi il Gengar e spaccare i culi col Gengar. Però questo lo dovrete decidere voi, soprattutto nel prossimo episodio. Se siete arrivati fin qui, scrivete nei commenti hashtag il Gengar, hashtag il Gengar, e soprattutto fatemi sapere se shoppare per comprarmi, quindi per avere il nostro Gengar e andare avanti a distruggere l'Elite Four nei prossimi episodi. Io per oggi vi ringrazio, lasciate un like, commentate, condividete come avete fatto per il primo episodio, per continuare a sostenere questa serie e per farmela continuare a fare. Intanto un saluto Sharksian a tutti, ciao!